Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG di Z. Un saluto da Jacopo Vergari ed Erika Antonelli. Iniziamo con il caso dell'ufficiale della Marina Militare italiana Walter Biot, arrestato per spionaggio. Abbiamo 4 figli, era disperato, ha detto la moglie del capitano di fregata, sorpreso dai ROS a scambiare in cambio di denaro documenti coperti dal segreto di Stato e materiale top secret della NATO. Il destinatario, un ufficiale delle forze armate russe in servizio presso l'ambasciata, è stato espulso. È intervenuto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha definito la vicenda un grave atto ostile. Intanto dall'ambasciata russa in Italia arriva l'auspicio che la vicenda non comprometta le relazioni tra i due stati. Con il passaggio del Lazio in zona arancione hanno riaperto anche le scuole. Il racconto di chi non si è arreso nel servizio di Enrico Dal Castagnè e Carlo Ferraioli. Ma oggi si sono connessi a casa, a scuola, con la didattica a distanza? Oggi hanno fatto... Sara, sì. A Laurentino 38, estrema periferia di Roma, la comunità di Sant'Egidio non si è fermata. Zona rossa o non rossa. Fuori la coda per un pacco alimentare. Dentro i volontari più giovani, che si sono inventati il doposcuola a distanza. Chiameremo i bambini con i nostri computer a distanza. E poi andremo anche a consegnare tipo dei generi alimentari di cui abbiano bisogno, magari se dei compiti specifici per recuperare un po' l'italiano per chi ha bisogno di fare pratica. Siam è un ragazzo che 5 anni fa scriveva: vorrei che tutti i bambini vadano a scuola. Era aiutato dai volontari della comunità, oggi è lui stesso un volontario che aiuta altri bambini. Ma la pandemia non appiattisce tutto. Lo stop alla scuola e i suoi effetti si sono visti in periferia prima che altrove. I bambini più fragili o di famiglie straniere hanno perso un treno che forse non ripassa. Con il Covid questo processo si è andato amplificando. Addirittura qui appunto a Roma abbiamo visto che un minore su 4 nei nostri doposcuola è a rischio di dispersione scolastica. Per questo abbiamo deciso di introdurre la figura dello school facilitator come comunità di Sant'Egidio, che è una figura di, diciamo, a metà fra la scuola e le famiglie. Con il Lazio in arancione riaprono elementari e medie, mentre restano in DAD i ragazzi più grandi. La didattica a distanza ha portato una nuova consapevolezza. Libri e tecnologia non sono nemici. Una scuola di nuovo a colori e per tutti è possibile. Teatri e sale da concerto sono chiusi da mesi. I musicisti dell'Accademia di Santa Cecilia continuano a provare e fare concerti in streaming, in attesa di suonare per un pubblico dal vivo. Giuliana Ricozzi e Erika Antonelli. La pandemia ha spento le luci dei teatri e svuotato le platee. L'Accademia Santa Cecilia di Roma è un piccolo grande luogo di resistenza dove si continua a fare musica nonostante il silenzio assordante che c'è fuori. Questa è la sala più grande dell'auditorium, la Sala Santa Cecilia, e da quasi un anno i musicisti non possono suonare più davanti al loro pubblico. I posti sono distanziati, come potete vedere, le prove vengono svolte indossando la mascherina. Alle mie spalle le poltrone della sala sono vuote da quasi un anno. Tra chiusure e aperture a singhiozzo, dallo scorso autunno i musicisti del coro e dell'orchestra hanno continuato a fare concerti in streaming. Sembra non sia cambiato nulla, invece è cambiato tutto. Come altri luoghi di spettacolo, nell'ultimo anno l'Accademia ha visto gli incassi azzerarsi. I lavoratori sono finiti in cassa integrazione ed è arrivato un momento in cui non si sono più sentiti indispensabili. Abbiamo sentito che della musica si poteva fare a meno. C'era bisogno di medici, paramedici, specialisti di ogni genere, ma non dei musicisti. Poi abbiamo capito che non è così, perché poi la gente che faceva cantava sui balconi. Il punto è che la musica ha confermato di essere il senso più vicino al tatto e di colmare quel distanziamento sociale col suo contatto sociale. Un altro giorno di prove è finito, ma la musica continua. La storia di un fenomeno nato in Oriente ma diffuso da anni anche in Italia. Gli hikikomori,
ragazzi adolescenti che si distaccano dal mondo esterno, un disturbo che ad oggi non è ancora riconosciuto come patologia. Il servizio di Simone Di Gregorio e Silvio Puccio. Se è più facile per le persone chiamarmi Kikomori, non mi oppongo essenzialmente. Barba incolta e zuccotto targato aeroporti, come se dovesse spiccare il volo da un momento all'altro. Ma Fred è uno dei 100.000 Kikomori italiani che vive o ha vissuto una condizione di isolamento sociale. Faccio sempre riferimento all'apatia che sentivo. È come se il mondo cominciasse a perdere lentamente il colore. Il termine è giapponese, vuol dire stare in disparte. È proprio in Giappone che si è assistito prima di tutti a questo fenomeno. Poco dopo essermi lasciato con la mia ragazza del tempo, ho scoperto che si era messo con uno dei miei migliori amici. Nessun altro si sentiva o sembrava sentirsi tanto indignato quanto me, no? Ragazzi adolescenti, più maschi che femmine, con un trauma scatenante, anche di lieve entità. Dall'altra parte, i genitori, impotenti, come Gabriella. Da lì Fred ha incominciato a non dormire la notte e lì non dormiva lui e non dormivo nemmeno io perché temevo che potesse compiere qualche gesto inconsulto. L'inversione del ritmo sonno-veglia, il rifiuto di andare a scuola possono sfociare anche in pensieri più drammatici. Pensavo al suicidio come, diciamo, la soluzione finale a tutti i problemi, no? E mi è capitato innumerevoli volte che di svegliarmi e non essere proprio in grado di muovere il corpo per la stanchezza. L'Hikikomori non è un malato, o almeno non è riconosciuto come tale, ma vive in una condizione dovuta forse alla difficoltà di accettare il mondo per com'è. Non mi oppongo se altri vogliono definirmi un no-mask, perché effettivamente non faccio il possibile per non mettermi la maschera essenzialmente. Anche il mondo della solidarietà si è dovuto scontrare con la pandemia. Nonostante le difficoltà, il calcio sociale resta un punto di riferimento per Cordiale. Alla periferia di Roma è stato lì per noi Lorenzo Ottaviani. Degrado, case popolari, malavita. Viene in mente questo quando si pensa a Cordiale, ma qui sorge anche la realtà solidale del calcio sociale. Un cuore che spunta dalla terra arida. Un luogo dove ragazze e ragazzi vengono educati al rispetto del prossimo attraverso il calcio. Qui si offre ai giovani un'alternativa, lontana dalla criminalità e dalla violenza. Se il distanziamento sociale impedisce il contatto fisico, gli educatori hanno pensato a metodi alternativi per poter giocare in sicurezza e senza rinunciare al divertimento. Ma non è semplice. È stato un anno veramente difficile. Già la situazione a Cordiale era una situazione molto difficile, molto precaria, molto drammatica, che è diventata con il Covid una tragedia. È veramente difficile resistere, è difficile supportare tutte le famiglie che sono in difficoltà e c'è una difficoltà ovviamente anche psicologica, quindi c'è un disagio psicologico che va sostenuto. Cambiare le regole del calcio per riscrivere le regole del mondo. Il motto del calcio sociale non perde forza al tempo della pandemia. Il suo obiettivo rimane quello di fornire strumenti per distinguere il bene dal male ed essere una linea tra legalità e illegalità in un luogo che ne ha tanto bisogno. Passiamo al tennis. Jannik Sinner vola in semifinale nel Masters di Miami, mentre l'italiano Lorenzo Musetti diventa il più giovane giocatore tra i top 100 del ranking ATP. Il ritratto della nuova speranza del tennis azzurro a cura di Michele Antonelli e Livia Paccarie. A voi. Grazie Erika. Classe, fantasia, ciuffo sbarazzino e rovescia una mano. Lorenzo Musetti è nato a Carrara nel 2002 e ha iniziato a giocare a tennis nel circolo di polizia della sua città. Grazie agli ultimi incoraggianti risultati, le semifinali nel torneo di Acapulco e i sedicesimi nel Master di Miami, con l'alto adesivo Jannik Sinner rappresenta il futuro del tennis italiano. Strano per uno che da bambino voleva fare l'attore. Cresciuto con i cult di De Niro e Al Pacino, si è appassionato di tennis nel mito di Federer e nel 2019 è diventato il più giovane italiano a vincere uno Slam Juniores, con il trionfo nell'Australia Open di categoria. Il papà lavora a Carrara in una cava di marmo, la mamma è impiegata part-time in un supermercato. Musetti, nei pochi momenti liberi della stagione, ama tornare a casa e far visita a sua nonna per farsi preparare i suoi piatti preferiti, lasagne e tortellini, abbandonando così per qualche giorno la dieta del campione. Amante della musica leggera, segue il calcio con moderazione ed è tifoso della Juventus. Anche se non ha ancora giocato partite nei tornei del Grande Slam,
Sogna di vincere Wimbledon. Elegante e pulito, con un dritto che sa essere morbido e violento, Musetti ha già dimostrato diverse volte una grandissima abilità nel cambio di angolo e di ritmo a gare in corso. In Italia, lo sappiamo, si fa presto ad alimentare grandi speranze su giovani talenti. Lui sembrerebbe avere tutte le carte in regola per sopportare la tensione. Noi non possiamo che augurargli buona fortuna. Infine, le misure in vigore per Pasqua. Da sabato 3 aprile a lunedì di Pasquetta, tutta l'Italia sarà in zona rossa. Saranno consentiti gli spostamenti per andare a trovare familiari e amici, una volta al giorno e rispettando il limite massimo di 2 persone. Sarà possibile anche recarsi all'estero per ragioni di lavoro, con l'obbligo di rispettare le misure dei paesi di provenienza e destinazione. Una volta in Italia sarà necessario esibire il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti e sottoporsi a quarantena qualora il paese di provenienza sia considerato ad alto rischio. Sì alle chiese aperte e alla veglia del sabato, che sarà anticipata di qualche ora, così da rispettare il coprifuoco. Le messe verranno anche trasmesse in streaming e TV per raggiungere il maggior numero di fedeli. Ancora vietato il segno della pace. Questa era la nostra ultima notizia. Il telegiornale di Zeta termina qui. Ricordate di seguirci sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram. Auguri di buona Pasqua da parte di Erika Antonelli, Jacopo Vergari e tutta la redazione di Zeta.